bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione. Partiamo subito con la cronaca e nello specifico da Cireale, dove questa mattina la polizia ha notificato 62 denunce per assenteismo. Tre persone sono finite agli arresti domiciliari. Ci dice tutto Francesca Glieri. C'erano i timbratori seriali di cartellini e gli impiegati comunali che non andavano al lavoro. È stato scoperto di tutto nell'inchiesta della polizia nel plesso di San Cosimo al comune di Acireale, dove gli utenti arrivavano e non trovavano alcun dipendente comunale al proprio posto. Ed è proprio dalla segnalazione di alcuni cittadini che sono state avviate le indagini che hanno coinvolto complessivamente 62 comunali, tre dei quali sono finiti ai domiciliari. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, c'erano gli specializzati nella timbratura dei badge al posto dei colleghi. Facevano cioè risultare l'ingresso e la presenza all'interno dell'ufficio di chi in realtà non era presente. Ma ci sarebbe addirittura il caso di un dipendente che nel periodo interessato dalle indagini non si sarebbe mai recato al lavoro se non per qualche breve e sporadica apparizione, pur risultando presente. Singolare è anche quanto accaduto tra il 26 febbraio e il 13 marzo 2015. Quando uno dei dipendenti infedeli si sarebbe accorto della telecamera installata dalla polizia, prima della striscia di routine, l'ha danneggiata rendendola inutilizzabile. Il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, in una nota ha sottolineato che bisogna essere severi, attenzione però a non fare di tutta l'erba un fascio, ha detto il primo cittadino, nel rispetto dei dipendenti del comune di Acireale che giornalmente svolgono il loro dovere. Il sindaco ha annunciato che il comune si costituirà parte civile negli eventuali procedimenti penali. E sentiamo il commento adesso della dirigente della polizia Giovanni Marziano e del procuratore facente funzione di Catania Michelangelo Patanè, che appunto fanno il punto su quanto accaduto e su quanto potrebbe avvenire ancora, perché l'inchiesta va avanti. Era abbastanza diffuso, nel senso che anche quantitativamente e qualitativamente erano molti gli impiegati, c'erano dei soggetti che erano degli strisciatori, se così si può dire, per conto degli altri, facevano strisciate plurime dei badge all'ingresso, mentre altri che erano l'uno e l'altro, cioè strisciavano per altri i badge o non si recavano poi al lavoro oppure arrivavano in ritardo con delle assenze notevoli, soprattutto per quanto riguarda le tre persone che sono state poste agli arresti domiciliari. Ma l'indagine prosegue anche in questa direzione, cioè come mai i funzionari, i dirigenti, i responsabili del comune non si sono accorti di questo dato che è macroscopico, cioè di tanti impiegati che risultano presenti e invece non sono presenti all'ufficio. Dunque, è una domanda che ci facciamo in molte e speriamo di dare una risposta. E cambiamo pagina, il Tribunale del Riesame di Caltanissetta ha dichiarato inammissibile la richiesta di dissequestro dei documenti e del materiale informatico sequestrati nell'abitazione del vicepresidente nazionale di Confindustria e presidente regionale Antonello Montante. L'ho reso noto l'avvocato Giuseppe Panepinto, uno dei legali del Collegio di Difesa di Montante, per comprendere le motivazioni della decisione che sarebbe legata a problemi di carattere procedurale. Bisognerà attendere il deposito del provvedimento. Le carte con numerosi documenti riguardanti anche politici, magistrati ed esponenti delle forze dell'ordine erano state trovate in una stanza nascosta della casa di Serra di Falco del leader di Confindustria. E veniamo adesso alla maratona che attende la commissione bilancio all'ARS. Sì, ovviamente si parla della legge di stabilità, ci dice tutto in collegamento Mario Viola. Lavoreranno anche tutto sabato e tutto domenica i commissari della Commissione Bilancio dell'Assemblea regionale siciliana insieme all'assessore Baccei, al presidente della regione Rosario Crocetta, per giungere all'approvazione del bilancio e della legge di stabilità 2016 della regione. Mancano ancora 500 milioni di euro che Roma ha promesso ma che continuano a non arrivare, ma non è l'unico problema. Sono oltre 2000 gli emendamenti che devono essere trattati, soltanto un migliaio quelli già affrontati, 25 gli articoli approvati sui 64 che sono previsti dalla norma. Entro lunedì bisognerà portare tutto in aula per poter avviare la discussione il 16 di febbraio o si rischia di dover chiedere un altro mese di esercizio provvisorio. Oggi protesta nazionale del mondo della scuola, abbiamo sentito a Catania Antonella Di Stefano della CGIL, sentiamo. La legge 107 non ha risolto i problemi del precariato, che se ne dica, perché tantissimi, si parla di centinaia di migliaia di docenti che hanno lavorato e che magari hanno diritto alla stabilizzazione in base alla sentenza della Corte di Giustizia Europea dei 3 anni, diciamo, di lavoro sullo stesso ruolo. Quindi
hanno diritto alla stabilizzazione, e anche chi non avesse diritto alla stabilizzazione rispetto alla sentenza della Corte di Giustizia Europea è comunque gente che ha lavorato nella scuola da decenni. Però noi il giorno 19, questo lo annunciamo, abbiamo un'altra fase che si apre per il personale ATA specifica. Perché è stato escluso il personale ATA dalla legge 107? Assolutamente, dal piano di stabilizzazione assolutamente, cioè c'è tutto bloccato sul personale ATA, perché è come se fosse una fascia, diciamo, di lavoratori che deve sparire dalla faccia della terra. E braccio di ferro a Catania sull'aumento dei biglietti della Sostare, l'azienda partecipata che si occupa degli stalli a pagamento. Sentiamo il servizio di Marco Zappalà. È sempre braccio di ferro sull'aumento della tariffa degli stalli parcheggio a pagamento di Catania gestiti dalla società partecipata Sostare. La questione è ferma in consiglio comunale, che tornerà a riunirsi la prossima settimana per valutare l'approvazione. Intanto la Confcommercio Ascom segnala in una nota che adeguare la tariffa sulla base di un'inflazione ferma da tanti anni appare francamente solo un pretesto. L'associazione dei commercianti ricorda inoltre che anche a Catania la sosta breve, quella fino a 20 minuti, costa un terzo in più che a Roma, e la delibera, per come è strutturata, non interverrebbe per debellare il fenomeno della sosta passiva. Oggi l'ottava della festa di Sant'Agata, i catanesi riabbracciano la Santuzza, è stata anche l'occasione per fare un bilancio dei festeggiamenti che di fatto si concludono oggi. Sentiamo Federica Di Chiara. Catania riabbraccia la sua santa nel giorno dell'ottava, che segna la conclusione delle feste agatine. Avviene oggi l'ultimo incontro tra la patrona e i devoti. Al termine delle celebrazioni religiose, della processione del busto e dello scrigno in Piazza Duomo, le sacre reliquie verranno riposte nella cameretta fino alla festa del prossimo agosto. Un bilancio positivo quello delle celebrazioni di questi giorni. Una festa più serena grazie alla compostezza e alla disponibilità dei fedeli, come ha sottolineato Monsignor Barbaro Scionti, e più sicura e rispettosa delle tradizioni grazie a qualche accorgimento di natura organizzativa e tecnica, come ha dichiarato il maestro del Fercolo Claudio Consoli. Ringraziamo i devoti per la loro capacità di compostezza, di attenzione a quegli impegni che ormai da anni chiediamo in favore della sicurezza. Siamo stati veramente sereni, e ringraziamo anche il comitato che ha voluto dare alla cattedrale questi schermi che hanno servito davvero bene la possibilità dei fedeli di accostarsi alle celebrazioni liturgiche. Bene, era questa l'ultima notizia, l'appuntamento con la nostra informazione è rinnovato domani, ma ovviamente continuate a seguirci sui nostri giornali online di riferimento. Buon proseguimento! Uno, due, tre, arriva a 62 cartelline, no? E poi vi lamentate, sapete cosa significa? Ogni mattina arrivi 62 badge, e poi dici: ah, non lavorate. Perché? Perché il mio lavoro qual è? Quello di aspettare che si passi 6 ore, 1, 2, 3, mi posso portare a casa. Ottimizziamo, mi posso portare a casa. Quando eravamo arrivati, porca miseria.